Ben ritrovati su Video Italia Puglia, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Dopodiché, un appuntamento in cui tratteremo vari argomenti, la maggior parte del tempo la trascorreremo parlando di web, poi entreremo nello specifico raccontandovi di cosa e come e poi dedicheremo anche un piccolo staccato per parlarvi di cosa significa essere e diventare punto di riferimento per tanti giovani e quindi cosa significa essere vocal coach. Lo faremo insieme al maestro Luca Pitteri. Soffermiamoci però su questa prima parte, prima di raccontarvi gli appuntamenti che se vorrete potrete seguire nel corso dei prossimi giorni, parliamo di webserie. Lo facciamo dando il ben ritrovato a un ospite che è già stato nei nostri studi un po' di tempo fa, ha parlato sempre di web fiction di successo, quest'oggi è qui con noi con un ospite speciale, particolare, anche molto molto bella, quindi le persone a casa avranno la possibilità anche di deliziare gli occhi, oltre che alle orecchie sentendo parlare di questo bellissimo progetto. A raccontarcelo è Michele Pinto, il regista Michele Pinto, ben ritrovato qui nei Ciao nostri Michela, studi. ciao. E questa volta tu sei sempre venuto in compagnia di artisti o comunque professionisti che facevano parte del tuo progetto. Oggi però abbiamo un ospite speciale, diamo il benvenuto a Xin Wang, benvenuta qui negli studi di Video Italia Puglia, nello specifico nel nostro programma Dopodiché. Michele ci aiuterà anche a tradurre e quindi a intenderci meglio anche con Xin, che è originaria di Pechino ed è una modella, attrice e produttrice cinese. Poi vi racconteremo anche di come nasce e soprattutto come si è sviluppato poi nel corso del tempo il suo impegno importante anche in favore dei diritti dell'uomo. Michele, noi abbiamo tanto raccontato di Bishonen Sì. nel corso delle nostre chiacchierate passate. Oggi siamo qui insieme per parlare di un progetto con la M maiuscola, progetto M. È Di che proprio il cosa si progetto parla? M. Noi in un certo senso l'abbiamo dichiarato anche uno spin-off di Bishonen, un racconto che si collega a Bishonen, ma non necessariamente ne è una parte essenziale o comunque che si ispira a quello. È un progetto che nasce da un racconto scritto più di 10 anni fa con Con Francesco Francesco Tammacco, che Tammacco, con cui ero reduce da un laboratorio scolastico di teatro, e ci guardavamo attorno e lui scrisse queste righe in cui narrava di una società distopica in cui le cose non andavano proprio in maniera democratica. Non vi posso dire di più, magari certo. più tardi accennerò qualcosa. E a distanza di più di 10 anni mi sono reso conto che le cose scritte da Francesco erano diventate purtroppo quasi realtà in gran parte dei paesi del mondo che magari si dichiarano anche democratici o alleati dei cosiddetti paesi democratici, ma dove i più fondamentali diritti dell'uomo vengono negati con pretese e con scuse assurde che magari si nascondono dietro il fondamentalismo o la religione, eccetera. E da qui abbiamo deciso di sviluppare questo progetto M e di farne innanzitutto una webserie, però da presentare anche nella duplice veste del cortometraggio, unendo appunto gli episodi in tutti i festival nazionali e internazionali. Bene, io so che tu hai partecipato in più dei casi anche vinto dei festival molto importanti e proprio al Festival del Cinema ad Ustica tu hai avuto la possibilità di conoscere Xin. Sì, infatti quest'estate ad agosto eravamo in Sicilia a Ustica Web Fest e io ho parlato a Xin del mio progetto, così ci eravamo Eravate appena lì per due conosciuti. motivi differenti, cioè Sì, motivi o meglio per due progetti differenti. eravamo in concorso, lei con la sua webserie che sta ricevendo molti premi in tutto il mondo, si chiama Ex Model, e io con Bishonen. Lei tra l'altro ha anche vinto in quell'occasione come personaggio femminile dell'anno. È capitata una sera, gli ho letto la sceneggiatura e lei ne è rimasta veramente colpita e ha detto: voglio far parte di questa cosa, è un progetto grandioso ed è molto profondo da un punto di vista artistico, ma soprattutto umano. E ha detto: io vengo in Italia e giro con te questa cosa. Prima di ascoltare le parole del nostro amico, nonché grandissimo professionista Francesco Tammacco, io vorrei proprio chiedere a Xin che cosa ti ha colpito maggiormente di questo progetto, di Progetto M? Why you decide to enjoy to this project M? What is then the reason for you decide to be an important part in this movie? Yeah,
So the moment I met Miguel in Sicily, he was talking with me about the Project M, and he told me a long story before. It's like it has been like almost 10 years. Yes, you're yes. thinking about this project, and I cannot talk too much about the details of the movie, but there's a very strong message I really enjoyed when he was talking about it. It was so strong. We want to talk about the defense of the old artists and what is all happening in the world. So it's some subject I really want to participate because as an artist, I know that we do a lot, we sacrifice like our life to make something different, to transfer a message. So the moment he was asking me to do it, I said, of course I want to do it, something that's really huge for me. Sì, so. Lei ha detto che in pratica quando gli ho parlato del progetto ha scoperto che ci lavoravo da più di 10 anni, che era in cantiere da 10 anni, ha detto non potevo fare a meno di partecipare perché nel progetto si parla della negazione, ad esempio, del diritto di espressione. E non è possibile pensare che noi artisti potessimo vivere senza la possibilità di esprimerci. Quindi è il minimo che poteva fare lei, partecipare a questo progetto, perché era di una profondità incredibile. Ricordiamo anche agli amici a casa che Xin è la migliore testimonial sui diritti negati di un regime come quello cinese, che ha fatto storia, diciamo, la rigidità e anche la fermezza di un regime così duro nei confronti del quale è sempre difficile, insomma, rapportarsi. There are some problems in China with rights, with human rights. Yeah, yes, it's a long story, and all the artists we are trying to ameliorate, to do it better, and I think it takes time because we are a big country and we are a lot of people, but every day all the artists in China were trying to make it better and better every day, but it takes time. Sì, soprattutto gli artisti stanno provando di giorno in giorno a portare più democrazia, ma è un lavoro che durerà tanto perché è una nazione grandissima e loro sono tantissimi. Yeah. And it's very difficult, I think, to for China, like country, big country like this with so many people, it's very difficult to find a single way to do it. So I think, I hope, like in the future, will be better and better. Sì, è difficile trovare un unico modo per riuscire a far ragionare tutti, quindi servirà molto molto tempo nel futuro, ma sono sicuro che prima o poi i più essenziali diritti democratici arriveranno anche là ad essere garantiti. Speriamo anche che il vostro lavoro di artisti possa essere realmente efficace per chi magari vive già in un paese come il nostro, che si sta aprendo pian piano, diciamo, seppur ancora con tantissime difficoltà, però insomma speriamo che il lavoro di persone come Xin possa essere veramente proficuo nel tempo e possa realmente far capire che qualcosa deve cambiare. Sì. Sentiamo intanto insieme le parole di Francesco Tammacco, parole che lui ha voluto racchiudere in un messaggio che poi è stato divulgato tramite la rete e che proprio fa da presentazione a quello che è il progetto M. Sentiamo Francesco Tammacco. Michele Pinto e Francesco Tammacco, è come parlare delle stelle nel firmamento, che si nutrono di luce, si nutrono anche di sogni. E personalmente sono felicissimo di aver incontrato sulla mia strada il regista Michele Pinto, perché con lui, ecco, si riesce a dare sostanza ai pensieri. E non è una cosa facile. Per lavorare insieme c'è bisogno di grande empatia, e c'è bisogno anche di poter tradurre i pensieri in azioni, in immagini. E questo già in tempi pregressi mi è capitato e ho avuto anche la fortuna di poter realizzare con lui e di poter dare sostanza a sceneggiature che magari sarebbero rimaste nel cassetto. Dal cassetto stiamo
con un lavoro certosino e quasi archeologico, stiamo tentando di portare su un grande progetto. Mi sento di dire che questo progetto potrebbe anche rivoluzionare il vostro comodo pensiero, perché oggi abbiamo l'urgenza umana di parlare di bellezza, di parlare del rapporto tra l'uomo, le cose e la bellezza. E sono felicissimo di poter annunciare l'inizio di questo progetto. Noi siamo al lavoro, abbiamo le antenne che puntano sulle frequenze del mondo e stiamo tentando di tradurre quello che sta accadendo attraverso un lavoro che non potrà permettere a nessuno di poter restare indifferenti. Per cui seguiteci, perché il nostro lavoro punta molto in alto. Vi ho parlato di stelle, vi ho parlato di pianeti, vi ho parlato di uomo, per cui, ecco, guardate il cielo, non leggete soltanto i giornali, non guardate, non lasciate disperdere il vostro sguardo soltanto sullo schermo del vostro telefonino, perché prima del telefonino ci sono le stelle, ci sono le frequenze e c'è l'essere umano, c'è l'arte. A presto. Michele, abbiamo ascoltato le parole di Francesco, lo abbiamo anche visto in video. Ieri mattina c'è stata la conferenza stampa del progetto. Sì, è stata una conferenza stampa all'interno della sala consigliare del comune di Ruvo di Puglia, a cui hanno partecipato molte persone, tra cui il sindaco, l'assessore alla cultura e anche Don Geremia Acri, che con l'associazione Migrantes e con Casa Accoglienza ha appunto patrocinato questo progetto e lo ha sposato, soprattutto reduce dalla collaborazione con me per quanto riguarda Tamakelen. Infatti ricordiamo la presenza qui in studio di Don Geremia, appunto uno delle nostre tante chiacchierate, e anche in quell'occasione parlavamo di un progetto molto importante. Con noi c'era anche John Mudo, un ragazzo che appunto è arrivato in Italia un po' di tempo fa e che sta continuando il suo percorso proprio, spero, ancora in compagnia di Don Geremia. Sì, assolutamente, è uno di quei ragazzi che non è partito per l'estero, è ad Andria, infatti capita molto spesso anche di incontrarlo, e probabilmente sarà anche uno dei ragazzi coinvolti nel progetto M, perché vorremmo proprio fare una cosa che parlasse dell'umanità, che abbracciasse tutta l'umanità. Lui già in quell'occasione, già quando siete stati qui nei nostri studi, aveva portato la sua testimonianza importante. Sì. Da brividi è utile soprattutto per capire quello che realmente accade, al di là di quello che noi sentiamo così anche un po' distrattamente, perché da un certo punto di vista forse siamo anche stanchi di ascoltare delle notizie così tristi, però ascoltarle poi dalla viva voce di una persona che è vicina a noi, appunto, vive nella nostra città o vive a poca distanza da noi, significa veramente conoscere quello che magari neanche i telegiornali riescono a raccontare, e quindi una vera testimonianza di quello che, ahimè, tutti i giorni quasi accade nei nostri mari fino ad arrivare alle nostre terre. Torniamo a parlare appunto di Progetto M, un progetto appunto che vede la collaborazione importante di Don Geremia, quindi un progetto che sarà abbracciato anche su più fronti, e un progetto che continuerà come poi? Adesso è stato presentato? Noi abbiamo iniziato le riprese, oggi e domani, e soprattutto le riprese che riguardano Xin. Approfittate poi, infatti, della presenza. Yeah, tomorrow is mine. Perché poi lei domenica andrà via e poi subito dopo toccherà ad altri artisti. Infatti ricordiamo magari anche gli altri artisti che fanno parte del cast, che vanno poi a comporre il cast di Progetto M. Assolutamente, oltre naturalmente alla presenza di Francesco Tammacco, a cui ho chiesto di integrare la sceneggiatura che inizialmente non prevedeva con una parte scritta apposta per lui, perché volevo che lui si mettesse in gioco non solo come sceneggiatore ma anche come attore all'interno del suo scritto. E poi, oltre a Francesco Tammacco, ci sarà anche la grandissima presenza di Isabella Ragno, attrice pugliese che molti conoscono perché ha partecipato a diversi film, tra cui anche L'Uomo Nero di Rubini o Latin Lover della sì. Comencini. E quindi, oltre a lei, ci sarà anche Fabrizio Fallacara,
grandissimo frontman che negli ultimi mesi ha accompagnato Caparezza sui palchi di tutta Italia, oltre naturalmente a confermare una grandissima sorpresa dell'ultima stagione di Visionen, che è stato il ballerino professionista Valerio Gattulli, che nella scorsa edizione dei Roma Web Awards, gli Oscar italiani del web, ha vinto il premio per la migliore scena a livello mondiale. È stato premiato su 74 paesi partecipanti, quindi inseriremo la danza anche in questo nuovo lavoro. In questo nuovo lavoro, un lavoro che poi sicuramente io mi auguro possa continuare a creare un connubio vincente anche con la bellissima e brava Xin, che so che sta vivendo un momento particolarmente felice perché proprio da pochissimo in questi giorni sta girando anche sulla piattaforma nazionale francese, ma non solo, il suo lavoro, giusto? Yes. What about Tele France One and Next Model? Can you talk Yes, about? of course, actually, X-Model was the first French and Chinese co-production web series. And it went out the first season at the end of 2013. And 2014, we had the second season. So we did 150 million views in China. So it's quite a success in China. And we did a lot of festivals in Italy, Spain, United States, a lot. And then finally, like 1 month ago, so the French television TF1, which is the biggest platform in France, and they have how to say that? It's a VOD platform, something, and they decided to take X Model to the French television. So yeah, it was really as the in the section of World Series. So the last one it was a Korean series, and this one is a Chinese French. So we get already like in 3 days we get already more than 100,000 view. So TF1 is very happy with us. So I hope it will be the beginning of another adventure. Wow, fantastico. E quindi è stata la prima webserie prodotta sia dalla Francia che dalla Cina. E già in Cina ha fatto milioni di visualizzazioni. E allora hanno finito di girare la seconda stagione nel 2014 e poi circa un mese fa sono stati contattati da Tele France One, che è la rete nazionale più grossa di Francia, per cui loro ora si trovano anche sulle piattaforme di Tele France One e hanno già fatto 100.000 contatti per questo motivo ed è seguitissima anche in Francia. Che cosa racconta? Lo diciamo magari a chi poi appunto attraverso le piattaforme digitali poi vorrà anche vedere. Noi intanto stiamo mandando delle immagini che raccontano in breve quello che è questo lavoro Ex Model. Che cosa viene raccontato? What's the story of X Model? Oh, the story actually is a kind of my life, but as a fiction story. I used to be a model in Paris. There's a long time ago, and I always think about something funny because people think that being a model is like have a lot of money, travel around the world, big hotel, and it's kind of true. But not every girl is a top model. You know, you have top model and normal model, and you have like loser model. So I was thinking about the modeling was too short, maybe 5, maybe maximum 10 years, and then you get old. And it's a career you can only work for 5, 10 years. It's worse. It's like a sportive, you know, Yes. people doing sport. So I was thinking that it's very funny to tell some story about after the modeling, when you cannot work. Like you are only 30 years old, but you are already retired. So all the funny story about being young but retired at the same time, and you trying to be a top again, but it's very hard. This is the story of X model. È un po' la storia della sua vita, perché lei proprio ieri mi raccontava che è diventata modella per caso perché serviva in un pub quando poi un talent scout le ha La chiesto di iniziare a scoperta. posare. Sì. E all'inizio lei si sentiva anche goffa quando iniziava a fare questi défilé, poi man mano ha imparato tutti i segreti, però dice è molto difficile perché tutti pensano che sia una vita molto agiata, molto ricca, in realtà quelle sono le top model. Poi ci sono le normal model, io sono proprio no model, e poi soprattutto è una carriera che è un po' come quella degli atleti, dura 5-10 anni, poi non puoi più fare la modella, ti ritrovi giovane
però da non non sei poter più, più svolgere il lavoro che magari hai fatto fino a qualche tempo pur prima. essendo giovane. È vero. Quindi sicuramente un lavoro interessante, ripeto, grazie alla nostra regia abbiamo potuto vedere alcune immagini, poi per coloro i quali magari volessero vedere l'intero lavoro, c'è sicuramente un canale di riferimento, poi magari lo daremo insieme. Invece, Michele, noi siamo quasi addirittura d'arrivo per quanto concerne questa prima parte. Per sapere di più o per avere ancora anticipazioni riguardo al progetto M, Noi saremo in Puglia nelle prossime settimane, tra Molfetta, a Ruvo, girare ancora. a girare ancora con tutti quanti i ragazzi del cast. E contiamo di finire le riprese assolutamente prima di maggio, perché poi iniziano già tutti i festival internazionali che A cui voi incombono. ovviamente parteciperete e noi Assolutamente. tiferemo per voi come abbiamo fatto in altre occasioni, in particolare per Bishonen, no? Che ha avuto un seguito e ha tuttora un seguito notevole. Infatti ci siamo ripromessi subito dopo il progetto M di ricominciare con missione al più presto. Francesco Tammanco, che abbiamo ascoltato prima, ha speso delle parole molto molto belle, perché realmente parlate di un qualcosa che, come hai detto tu prima, sembrava magari lontano un po' di anni fa, invece poi, ahimè, queste cose sono diventate quasi all'ordine del giorno. Ora voi vi sentite cambiati, qual è stato il vostro modo di porvi di fronte a una materia che voi avevate già sviscerato un po' di anni fa, che poi è sembrata attuale più che mai, però un po' di tempo era passato. Sì, io avevo sempre avuto nel cuore questo progetto, infatti conservavo la sceneggiatura a distanza di anni. Poi però la cronaca degli ultimi mesi, veramente è stato verso maggio dell'anno scorso che ho chiamato Francesco, ho detto guarda, noi dobbiamo rimetterci a lavorare su quel progetto perché è proprio il mondo che ce lo chiede, quello che tu descrivevi sta accadendo e potremmo arrivare all'assurdo, cioè noi potremmo arrivare a pagare per respirare quasi, perché veramente i diritti più fondamentali li stanno man mano sminuzzando e Come hai detto tu, togliendo. come hai accennato tu prima, voi parlate di visione distopica. Esattamente, molto orwelliana se diciamo, molto da Grande Fratello, però purtroppo attuale, attuale perché vediamo che cosa accade in alcuni paesi e ne vediamo anche i risultati in Italia quando riceviamo certe visite, insomma anche un attimino diplomatiche o pseudotali e ci vediamo costretti anche a comportarci in maniera un attimino differente nei confronti dell'arte, in maniera distopica nei confronti dell'arte, quando ci ritroviamo a coprire dei nudi che sono artistici, Assolutamente. c'è qualcosa che non va, se poi in quel paese si uccide la gente per alcune preferenze sessuali o O per per anche difformità molto meno. religiose, quindi. Michele, tu però in questi 2 o 3 giorni che hai a disposizione farai conoscere però anche le bellezze della nostra Puglia, della nostra terra, anche a Xin. Infatti, È la oggi. sua prima volta in Puglia. Yes, it's your first time in Yes. Puglia. You will sit saying something touristic places in this day. Ah, yes, we are going to visit the castle. Ah, yes. And what's the name? Castel del Castel Monte. del Yes. Monte. And drink some good wine. We are going to have Di dinner at the Trondheim. Purfish. And I like the mozzarella, the olio. Lei ama molto la mozzarella, Eh beh, il certo. So that's pesce. why this is Sicuramente the. non ti mancheranno, sì, in questi 2 giorni, perché noi You pugliesi will siamo molto, molto, find. molto accoglienti, Yes. quindi sarai benissimo e sono certa che tornerai presto a trovarci, sia per lavoro che per affetto, perché sicuramente poi noi siamo bravissimi a creare dei legami, così come la nostra scenografia ricorda, no? Dei legami indissolubili che poi rimangono validi nel tempo. Io ringrazio Michele Pinto per essere stato con me quest'oggi e per averci parlato quasi in anteprima, no? Di questo progetto, perché appunto siete freschi freschi di conferenza stampa, e ringrazio anche Xin Wang per essere stata con me quest'oggi e con tutto il pubblico di Dopodiché per averci portato anche la tua testimonianza importante. I miei saluti più cari, quelli della redazione di Video Italia Puglia, Don Geremia e a Francesco Senz'altro, Tammacco, e porgerò. soprattutto complimenti per quello che state facendo, per il lavoro e soprattutto per il messaggio che volete che arrivi al pubblico e ai tanti che oramai da tanto tempo vi seguono. Grazie Grazie mille. a Michele Pinto e Grazie. grazie anche a Xin Wang.